Questa società ha 1 milione di euro di entrate tra Lega, sponsor e altre, e biglietteria, abbonamenti, quindi il totale delle entrate è 1 milione di euro. Il bilancio d'esercizio è 1,8 milioni, quindi si va a perdita di 800.000 euro. E sono numeri che mi posso sbagliare di circa 10-15.000 euro, non di più. La società in questo momento, ma non è in questo momento, è da qualche mese che stiamo lavorando a un asset societario che può portare a far entrare nuove figure, nuove persone e nuovi investitori in questa società. Quindi noi lo sappiamo, forse abbiamo sbagliato qualche volta nel comunicare, nel dire cose come stanno e nel soprattutto far passare il nostro messaggio, perché qui fa più notizia forse il fatto che uno c'ha un'unghia di un piede rotto che di quello che sono i programmi di questa società, perché i programmi ci sono, altrimenti a gennaio, quando io ho detto che questa società deve essere strutturata per pensare al futuro e non agli errori passati, perché non ci sarebbe stato l'arrivo di Gemmi, non ci sarebbe stato altre situazioni che noi in questo momento vogliamo fortemente, perché creano una base solida per quello che è la programmazione del futuro. Consolidamento vuol dire garantire alla città, a chi viene allo stadio, a tutti, che forse tra 10 anni l'Arezzo c'è ancora, se no si sta parlando d'altro. Una società di calcio oggi ha bisogno sì di entrate importanti, economiche, per proseguire nel futuro, ma anche bisogno di gente che supporti queste entrate economiche. L'US Arezzo in questo momento è una società, un SRL, che è gestita esclusivamente, quasi esclusivamente, se non per il 2%, da una persona. Se io questa società la faccio diventare un SPA indipendente, dove posso targettizzare le azioni che ci sono, tutto quello che è, e mettere più persone per renderla solida, portarla avanti, dove tutte queste persone vanno per un obiettivo solo, sicuramente rende una struttura forte e stabile. È tutto lì il problema, non c'entra né minoranza né maggioranza, non c'entra niente di tutto quello, è un'azienda. E un'azienda, se è fatta da una persona sola, che mette i soldi, si arriva a queste cose qui, meno 800.000 euro.